buongiorno a tutte e tutti da Salvo Russo e buon fine settimana in questa mia diretta che quotidianamente faccio mentre mi reco sul mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Reierone II al numero 12. Chiunque volesse venirmi a trovare può venire tutti i giorni dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20. Il sabato solo mattina e la domenica chiuso. Ieri la diretta è stata simpatica, anche perché poi a un certo punto mi avete fatto notare che non si sentiva l'audio. Spero che oggi l'audio si senta e spero che vada tutto bene. Nella diretta di ieri, per fare un rapidissimo riassunto, ho parlato della mancata raccolta del giovedì dell'indifferenziato. Oramai persone cominciano ad essere un po' stanche, perché la frase copia e incolla è sempre la stessa: oggi potremmo non passare, oggi potremmo non completare la raccolta. Ora, ripeto, le persone poi cominciano a stancarsi. L'andazzo è sempre quello, ovvero che la mattina presto il gestore fa le grandi manovre per pulire e bonificare le aree dove ci sono gli abbandoni, e poi, arrivato nel primo pomeriggio, fanno il comunicato dicendo che oggi non riescono a completare. Sto parlando dell'indifferenziato del giovedì. Chiaramente questa è una comunicazione molto scadente. Il gestore nelle scorse settimane, per carità, è un suo diritto spendere le 200.000 euro annue che ha da contratto da spendere in comunicazione. Il gestore ha deciso di spendere questi soldi in cartellonistica che trovate un po' in giro in città. Credo che abbia fatto anche qualche cartellone degli autobus che ci sono in giro per la città. Ora, questa è una comunicazione, a mio giudizio, che non sono un tecnico, scadente, anche perché al cittadino non arriva nulla. Dal canto nostro, come volontariato civico, raggiungiamo circa 4.000 persone, e quando io manco, tra virgolette, di mandare un messaggio a 4.000 persone, perché non sono stato a mia volta informato da parte del gestore, è chiaro che le persone poi cominciano a scrivere: signor Russo, ma perché oggi non stanno raccogliendo l'indifferenziata? E questo cominciano a farlo già a partire dalle 11. È chiaro, va da sé, che quando poi alle 17.30 arriva la comunicazione oggi forse non arriviamo a completare, è una comunicazione sicuramente scarsa, tardiva e soprattutto, come dire, non adatta a essere rivolta ai cittadini, che comunque ricevono la Tari, sono stanchi e via discutendo. Ieri ho parlato anche del 15 ottobre, è stata una giornata storica, sapete tutti, l'entrata in essere del DPCM, per cui Green Pass e così via. E siccome il giorno prima mi ero posto una domanda, ho fatto anche un video che vedo che comunque molti hanno commentato anche su TikTok, che era inerente alla necessità, a mio giudizio, di cominciare a scendere in piazza anche per argomenti che possono essere sicuramente universali, come i vari aumenti. E qua mi riaggancio ai vari bonus che io ciclicamente, man mano che mi capitano di leggere, soprattutto su Sole 24 Ore. L'altro ieri è uscito il bonus mobili ed elettrodomestici, un bonus che vedo, che poi me ne accorgo io dalle visualizzazioni del mio blog, è molto 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 interessato da parte di tantissime persone, mi hanno chiesto come fare. Quindi, riagganciandoci, i bonus ci sono, però è anche vero che è salito il prezzo un po' di tutto. Nel 2020 abbiamo praticamente ritoccato i prezzi al rialzo su tutto quello che sono gli idrocarburi: benzina, diesel, gas, metano. Ieri una signora mi ha commentato un messaggio dicendomi che è pieno alla sua bandina a metano, nel giro di pochissimo tempo è raddoppiato il costo. Quindi va bene il contrasto alla CO2, va bene, non so, non voglio utilizzare termini tecnici, però è anche vero che il governo deve trovare il modo per ridurre i costi. Avevamo proposto
di togliere sin da subito il canone RAI dalle energie elettriche, un abbattimento dell'IVA. Invece il governo ha deciso di fare dei palliativi per cui ad alcune persone, ad alcune categorie, in automatico va a ridurre alcune componenti delle bollette, però poca roba davvero. Il problema che rimane che alla pompa della benzina i prezzi sono elevati. Quindi una manifestazione secondo me si potrebbe fare per argomenti appunto universali. Ora sappiamo bene, io quantomeno che sono scarso a coinvolgere le persone, che se vado a organizzare una manifestazione intanto devo andare ad avventurarmi in un campo, quello delle autorizzazioni. Ho organizzato qualche settimana fa un evento e vi garantisco che in pandemia organizzare qualsiasi tipo di evento è complicato. Invece, riflettendo, si potrebbe fare una manifestazione senza bisogno di autorizzazioni, perché il tipo di manifestazione sarebbe senza nessun tipo di assembramento. Però secondo me potrebbe essere una formula che invece potrebbe tranquillamente colpire e dare un proprio segnale. Però per fare questa manifestazione ho bisogno di un paio di dozzine di persone che come me si mettono in un determinato punto e manifestano, però vi dirò come e dove in altra sede. Quindi vi chiedo un'adesione a un qualche cosa di informativo, di sensibilizzazione. Non ho intenzione di portare, come mi diceva l'altro ieri un amico, in piazza sacchetti di spazzatura. Io voglio tranquillamente manifestare da libero cittadino un mio dissapore verso determinate scelte, ma non solo locali della spazzatura, ma anche in ambito nazionale, come l'aumento comunque di tutti i costi. Quindi datemi adesione, se riusciamo ad arrivare a un paio di dozzine di persone, vi dirò, magari creiamo una chat WhatsApp apposita, vi dirò la mia idea di una manifestazione si potrebbe creare non violenta, solo informativa, solo atta a sensibilizzare. Vi anticipo solo che è una cosa che fanno tantissimo in molte realtà asiatiche, cinesi, giapponesi, loro manifestano in maniera sicuramente diversa dalla nostra. Quindi del discorso Green Pass ve l'ho parlato, del discorso energia, aumenti ve l'ho parlato. Adesso vi dico che stamattina questa diretta la sto facendo un po' prima, perché si va a comprare dei sacchi di bitume che, grazie alle donazioni che sono arrivate nelle giornate scorse, ringrazio le persone che hanno fatto le donazioni, oggi pomeriggio ci daranno la possibilità di mettere in sicurezza ulteriori buche stradali. Chi volesse può vedere la diretta su TikTok, sul mio profilo Salvatore Russo 75, oppure probabilmente credo che pubblicherò degli spezzoni sul mio profilo Facebook o sulla pagina Segnala la buca Siracusa. Ieri sera un amico mi ha mandato una foto dopo essere caduto. Spero che di aver capito male, che non è caduto, stava per cadere in via Cuma, subito dopo la discesa che c'è, non mi ricordo la via Unione d'Italia, scusate, ma di queste buche me ne segnalano tantissime, non dico nulla di nuovo quando vi dico che a Siracusa bisogna realizzare un piano di messa in sicurezza, un piano Marshall, lo oserei chiamarlo, di messa in sicurezza, trovando le risorse per farlo. È stato speso 1.500.000 euro, quindi 1.500.000 di euro per mettere in sicurezza buche stradali. Avrei preferito che magari questi soldini venissero spesi per riasfaltare. Del resto noi come volontariato civico gratuitamente mettiamo in sicurezza buche stradali nelle more, quindi in attesa che poi l'amministrazione trovi le risorse. Allora, è inutile vi sto a dire che con 50.000 euro dei soldi che il comune vorrebbe utilizzare per abbellire il talete, il parcheggio talete in ortice,
noi potremmo comprare qualcosa come, se non ricordo male, ho fatto un piccolo calcolo, un sacco di bitume costa 10 euro, 10 sacchi 100 euro, 1000 sacchi sarebbero 10.000 euro, quindi con 50.000 euro che il comune dovrebbe spendere dovremmo riuscire a comprare 5.000 sacchi. Un sacco mediamente mettiamo in sicurezza una buca, quindi va da sé, la matematica non è un'opinione. Con la forza lavoro del volontariato civico, che potremmo essere a pieno regime almeno una dozzina di volontari, potremmo fare tanto, spendendo davvero pochissimo. Siccome io non devo chiedere niente a nessuno, non devo assolutamente farlo, l'amministrazione di comunale di Siracusa è al corrente della nostra opportunità che gratuitamente possiamo dare. Chi di competenza mi chiami, ci sediamo. Stavolta, invece di portarmi un testimone, me ne porto tre, perché sapete, l'ultima riunione fatta al comune di Siracusa me la ricordo molto bene, 17 febbraio 2021, il comune ci convoca, di loro iniziativa parte una proposta, gli regaliamo dei bancali di bitume, fantastico. In seguito a questa proposta, che è stata né più né meno che una promessa politica, quindi io non ci credo, non è arrivato mai neanche un sacchetto di bitume, figuratevi un pancale. Un pancale generalmente sono 40 sacchi da 25 kg. Quindi il comune di Siracusa ci convochi, noi ci presenteremo, daremo la nostra disponibilità, come sempre gratuita, come sempre senza nessun tipo di tornaconto. E se il comune di Siracusa ha le risorse economiche per mantenere come è fatto, ovvero che ci regala dei sacchi di bitume, benissimo. Se il comune di Siracusa non ha le potenzialità per mettere in sicurezza, per comprare del bitume, va benissimo pure, faremo delle campagne di raccolta fondi, compreremo dei sacchi di bitume e andremo a mettere in sicurezza. Attenzione però, io non posso accettare che vengano buttati nel WC, non uso eccesso, 50.000 euro per ristrutturare un WC, perché Taleda è un WC, no? Quindi io posso prendere qualsiasi tipo di sberleffo, ma non posso accettare che io debba chiedere ai cittadini di uscire soldi di tasca per mettere in sicurezza buche statali, quando poi ci si permette di buttare nel WC determinate cifre, che non è corretto. Quindi noi ci siamo. Siamo pronti, l'abbiamo sempre dimostrato. Poi se ci sono politici che vogliono venire con noi a fare campagna elettorale, vengono, non c'è nessun problema. Si mettono là accanto a noi e mettiamo in sicurezza buche statali. Ricordate, 50.000 euro, caro assessore, noi ci compriamo 5.000 sacchi di bitume. 5.000 buche. Ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo e buon fine settimana.